Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Facciamo insieme ora queste frise salentine o friselle. Le farò con semola rimacinata, un po' di zero e con il mio Ricoli. Bene, seguitemi. Allora, eccoci qua, vediamo come fare queste friselle, vedete come sono belle. Ho preparato gli ingredienti, la semola, la farina zero, questo è il Ricoli, adesso ne prenderò soltanto 70 grammi. Ho tolto la tara e lo metto dentro la ciotola dove andrò a fare l'impasto. Lo sto pesando. Ecco qua, 70 grammi possono bastare. Bene, ho preparato il sale, l'olio e farò questo impasto a mano. Ora ci aggiungo un pochino di acqua. Io ho l'acqua, adesso ne ho messa 230 grammi, ma penso ce ne vorrà di più, eh. Adesso mi regolo man mano che impasto. Sciolgo un pochino così e poi l'olio lo metto dopo, verso direttamente in questa ciotola la semola, questa è la semola rimacinata e questa è una zero con 12 di proteine. Ecco qua. Sì, farò questo impasto a mano senza usare la planetaria. Metto l'acqua, così con il cucchiaio finisco di metterla. Sì, devo mettere almeno altri 20 grammi, quindi arriverò a 250 grammi di acqua. Ecco qua. Sul canale trovate anche altri video sulle friselle. Credo ce ne siano ancora due, altri due degli anni scorsi. Però lo sto rifacendo, ecco, con quest'altro metodo. Vediamo come escono. Impasto, continuo ad impastare così con il pugno chiuso. A questo punto posso mettere anche l'olio. Scusate le notifiche. Allora, l'olio l'ho messo quasi tutto, un pochino ne lascio un goccino per mettere dentro la ciotola. Ho messo anche il sale. L'acqua, ecco, ci regoliamo. Io direi che così va bene perché le friselle non devono essere super idratate, eh. L'impasto deve rimanere morbido ma non troppo. Continuo un altro pochino e poi lo faccio riposare così un pochino dentro la ciotola, una quindicina di minuti, così rustico, e poi lo metto sul piano di lavoro. Quindi 15 minuti a riposo e adesso lo lavoro un pochino in questo modo. Allora, le ricette sono diverse, ma presso a poco tutte simili. Se cercate le frise salentine, le friselle pugliesi o altro, però bene o male si assomigliano un po' tutte. Andrebbero impastate a mano così come sto facendo io. Però se volete potete usare la planetaria, eh. Anzi, sul mio canale c'è un video dove le faccio con la planetaria. Le lavoro così. Ok. E faccio riposare un pochino, ma giusto 10 minuti per farlo rilassare un po'.
ancora lo lavoro, lo allargo un pochino così, praticamente sto facendo una sorta di pieghe. Vedete come sta diventando bello elastico? Bene. Ci siamo quasi, eh? Adesso formo una palla così e lo metto dentro la ciotola, ci metto l'altro goccio d'olio che è rimasto. A questo punto l'impasto deve lievitare, deve raddoppiare, quindi i tempi valutate voi in base alla temperatura. Lo copro con la pellicola e aspetto che raddoppia. Eccolo qua, come vedete ha raddoppiato il suo volume, sono passate poco più di 4 ore ed ora metto un po' di semola sul piano di lavoro, ma poca, nemmeno, non tanta, nemmeno servirebbe. E ci verso l'impasto. Ecco qua. Queste friselle, se volete, le potete fare in giornata. Se iniziate la mattina, magari la sera prima rinfrescate i licoli o la pasta madre e quindi in giornata riuscite a farle. Qui faccio un giro di pieghe, così. E dicevo, io però sono andata a finire la sera tardi, come al solito. Mi sono regolata con i tempi e quindi andrò a formare tardissimo queste friselle in modo che poi le lascio a temperatura ambiente la notte, ma non più di 6 ore. Pulisco bene la ciotola e faccio riposare 30 minuti. Quindi dicevo con i tempi regolatevi, eh. Adesso poi vi faccio vedere come ho fatto io, come ho proceduto. Allora, eccolo qua, bello rilassato. Lo peso perché mi voglio regolare per vedere quante friselle ci posso fare. Così mi regolo con il peso. Ce ne vengono all'incirca 8. Però non sono 800 grammi, quindi magari l'ultima verrà più piccolina. Quindi le farò di 100 grammi l'una. Se vi piacciono belle grandi, naturalmente aumentate, fate di 150, come volete. Arrotolo un pochino così, senza smontare tanto l'impasto, e faccio le pezzature. Pezzature, peso il primo pezzo, il secondo, voglio farle abbastanza precise, quindi peserò tutti i pezzi. Ok, finisco la grammatura. Se manca un po', cerco di aggiustare, metto i pezzettini, tanto poi devo comunque pirlare, quindi sono 6, 7, 8, sono 8. Allora, preparo i panetti così come si fa con la pizza del resto, li piego, li arrotondo e li pirlo prima di fare una sorta di ciambelle. Allora, o facciamo il buco così come sto facendo io con il dito, poi allargo, ecco, una ciambella praticamente, oppure si possono allungare, fare dei cilindri allungati
Intanto preparo anche questo, così allungo e poi li piego a mo' di ciambella. È la stessa cosa, come vi trovate meglio, fate. Ecco qua. Io mi trovo meglio con il buchino. Poi dopo li metterò a lievitare e dentro ci metterò qualcosa per far rimanere il buco, al centro. Ok, continuo. Poi ho preparato la carta forno su due teglie e come vedete sto mettendo dei bicchierini al centro, dei bicchierini di carta compostabili con l'olio, ci ho messo l'olio così poi è più facile toglierli. C'è chi non mette niente, ho visto che qualcuno non mette niente e quindi la ciambella praticamente si chiude quasi. Però questo dipende da voi, se la volete aperta, qualcosa dentro bisogna mettere perché altrimenti poi in lievitazione si chiudono. Oppure magari togliamo i bicchierini un pochino prima e lasciamo lievitare ancora. Allora, poi vanno coperti con il nylon. Come dicevo prima, io sto facendo questa cosa che è quasi mezzanotte, quindi sono andata a finire tardissimo, ma per questioni mie. Ecco perché vi dicevo, magari se iniziate la mattina è meglio. E quindi penso che domani mattina alle 6 dovrò subito andare ad infornare di corsa. Ed ecco qua le friselle. Raddoppiate, lievitate. Sono state tutta la notte a temperatura ambiente, adesso è prestissimo, ho acceso già il forno. E una volta raggiunta la temperatura 250, poi abbasso subito a 220, scusatemi la voce. Le faccio cuocere all'incirca 20 minuti e poi le tiro fuori perché a questo punto, come sapete, vanno aperte. Ah, dicevo, poi il forno comunque l'ho abbassato a 200, perché 220 era troppo. E faccio il taglio con la corda, vi faccio vedere, con lo spago. Avete visto, ho inciso con il coltello prima la frisella, perché sennò altrimenti lo spago. Ecco qua, vedete? E questo è un metodo che serve per far rimanere le friselle frastagliate. Altrimenti con il coltello verrebbe il taglio più paro, però comunque se volete usare un coltello non importa, poi vi faccio vedere comunque. Però ecco, le friselle si tagliano così, vedete, si incide prima. Sì, ho visto anche qualcuno che non le incide, però non so come fanno perché io ho provato, ma non ci sono riuscita. Accetto commenti dalle amiche e amici pugliesi, eh. Faccio così, lo metto dove ho inciso e poi tiro. Sono ancora bollenti, scusate. Ecco qua. Ed eccole pronte. Vedete? Queste adesso vanno rinfornate di nuovo 15-20 minuti a 180 gradi, 200-180, dipende poi comunque dai vostri forni, eh. Vi faccio vedere bene, non è difficile, io pensavo di non farcela, ho provato, però ecco qua. Negli altri video infatti ho tagliato con il coltello. Mamma mia, scottano ancora. Quindi vedete, devono appena dorarsi. Scusate. E adesso ecco, ne faccio una con il coltello per farvi vedere. Comunque è più semplice con lo spago, perché non sono cotte bene, quindi no, il coltello, vedete, non va bello liscio. Ecco qua. Sì, diciamo che vengono uguali, però la mollica non rimane rialzata come
frastagliata come si fa con lo spago. Allora, le metto dentro al forno per 20 minuti, l'ho messa a 200, poi a 180 ho abbassato, regolatevi con il vostro forno. Eccole qua, sono bellissime, belle, dorate, vedete, e croccanti. Ormai le friselle si fanno, diciamo, quasi in tutta Italia, ma nel sud vanno tantissimo. Nel sud, in Sicilia, a Lipari, mia figlia a Lipari le ha mangiate proprio bagnate con l'acqua di mare e con il pesce sopra, buonissimo. Però quella classica va fatta con il pomodoro, basilico e con l'acqua, bagnate naturalmente con l'acqua del rubinetto. Bene, amici, io vi lascio, vi mando un saluto, vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like. E a fare queste friselle, provate, fatele perché non è difficile come avete visto anche a mano. Bene, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao ciao. La figlia è malavetta, la figlia è malavetta.